Benvenuti al punto, siamo pronti con una nuova trasmissione per approfondire i temi di attualità economica, amministrativa, sociale della nostra regione. Lo facciamo come sempre con i consiglieri regionali che andiamo a conoscere per questa puntata. Marco Squarta, capogruppo dei Fratelli d'Italia, benvenuto. Salve. Salve. Benvenuto ad Andrea Smacchi del Partito Democratico, Presidente della prima Commissione Consigliare. Buonasera. Stiamo registrando questa trasmissione oggi, è il 26 settembre. È una data importante per quanto riguarda l'Umbria, piena di ricordi, perché 19 anni fa, eh, alle 11 e qualche minuto, eh, una violentissima scossa di terremoto mise al tappeto moltissime città di questa regione, soprattutto della fascia appenninica, la zona di Foligno, la zona di Nocera Umbra, Sisi, Colfiorito, poi un. Eh, parte della regione Marche di, di, di confine come Serravalle del Chienti eccetera. È un ricordo fresco perché eh, ieri, eh, anzi l'altro ieri c'è stato eh, il mese eh, dalla, dalla gravissima scossa di terremoto che ha colpito invece il Lazio, le Marche e in parte anche la Valnerina. Andrea Smacchi, eh, insomma questo mese di settembre si fa ricordare. Purtroppo sì, in maniera ciclica siamo qui a parlare di scosse, di, di morti, di lesioni, ma siamo anche a parlare in prospettiva di ricostruzione, di ripartenza, di dare la possibilità anche alle attività produttive, a chi in questo momento è particolarmente colpito, eh, di vedere un futuro. Eh, io alcuni giorni fa sono stato. In alcune frazioni eh, dell'Umbria che ancora purtroppo soffrono il terremoto del 1997. Mi riferisco ad esempio a Giove, a Valtopina, in cui c'è una ricostruzione che per vari motivi. Ancora fa sì che ci siano delle persone nei, nei container che stanno aspettando di ritornare a casa. Ecco, noi abbiamo fatto tantissimo per, eh, per gli Umbri, abbiamo fatto tantissimo per ricostruire un'Umbria che abbia la possibilità di essere messa in sicurezza. Ora dobbiamo accelerare la chiusura di un ciclo che è quella del terremoto del 97 e dobbiamo partire da subito per dare delle prospettive a chi in questo momento soffre e ci chiede di riprendere una vita normale, sia dal punto di vista. Eh, di un'abitazione, sia dal punto di vista lavorativo. Questo è il compito della politica in questo momento, in tempi rapidi e soprattutto con degli obiettivi precisi: riportare le persone nelle loro abitazioni e allo stesso tempo ridare le attività produttive la possibilità di rimanere in quei territori e ricominciare a lavorare e a produrre. Ecco, parleremo tra poco, adesso è il ricordo, però, tra poco parleremo anche di quello che si sta facendo, soprattutto per l'ultimo evento sismico nella zona di Norcia, del resto. Le due commissioni, prima e seconda, si sono riunite proprio a Norcia eh, qualche settimana fa. Marco Squarta, come ricorda lei eh, quel terremoto del 97? E, soprattutto, come diceva Andrea Smacchi, in che modo insomma, bisogna prepararci? Perché poi che, che sia una zona sismica mi sembra fuori discussione. Ormai lo sanno tutti, quindi viviamo sempre con questa paura. Ma io nel 97 ricordo bene perché ero a scuola, quindi facevo le superiori, e mi ricordo. Perfettamente, anche se a Perugia è un terremoto che abbiamo sentito, però fortunatamente non c'erano stati grandi danni nella nostra città. Però me lo ricordo bene perché se non ero facevo il quinto superiore. E quindi sono momenti anche che poi con la scuola raccogliemmo dei soldi, li portammo lì nelle zone terremotate. Quindi ho un ricordo abbastanza vivo di, di quell'esperienza, anche se ero uno studente liceale. Per quanto riguarda il terremoto è vero, bisogna ammettere che al di là delle distinzioni politiche. Non ci sono stati morti eh, in Umbria con, un, con questo terremoto grazie sicuramente al fatto stesso che c'è stata la ricostruzione nel 97 e prima del 79, a differenza di Amatrice. Però io credo che la sfida che dobbiamo noi porci come classe politica Umbra è far sì che di fronte a questo evento drammatico possiamo parlare di un modello di ricostruzione Umbra ancora più eccellente di quello degli anni passati. Che prevede innanzitutto che eviti quanto possibile, e qui è necessaria la collaborazione di tutte, eventuali infiltrazioni di natura mafiosa, di criminalità organizzata, che quando ci sono purtroppo eventi drammatici come questo, sempre li pronta in agguato, e soprattutto attraverso una ricostruzione integrata, evitare anche possibilmente i crolli che ci sono stati. Perché è vero che non ci sono stati morti, ma abbiamo avuto tantissimi crolli in frazioni eh, importanti come San Pellegrino ed altre limitrofe diciamo a Norcia stessa, Castelluccio di Norcia, perché purtroppo hanno colpito principalmente le seconde abitazioni. Cioè noi abbiamo le prime abitazioni ricostruite e ricostruite bene, integre, la maggior parte delle quali, la maggior parte diciamo, di quelle che troviamo, e moltissime circondate da seconde case dove i lavori non erano stati fatti all'epoca per mancanza di fondi o perché magari parliamo anche di persone che magari vivevano a Roma, a Perugia, a Foligno e quindi non avevano... Interesse a spendere i soldi nella loro secondo casa, che sono crollate vicinissimo alle prime abitazioni rendendo inagibili di fatto anche quelle certo. ricostruite. Quindi è necessario una ricostruzione integrata che preveda la ricostruzione totale, prime e seconde case, perché altrimenti noi purtroppo abbiamo visto che ogni 20 anni all'incirca, purtroppo queste zone sono sistematicamente colpite, quindi 79-97. Speriamo di no, ma credo che l'obiettivo principale. Della classe politica lui, oggi facendo in facendo i conti, insomma, Che a se un giorno si dovesse sì. riedificare un evento come quello di oggi, magari se questa volta abbiamo detto non ci sono stati morti, magari la prossima volta possiamo sì, sì. dire addirittura i danni sono pochissimi. Allora, la ricostruzione del 97, parlava giustamente Marco Squarta, Smacchi, delle seconde case. La ricostruzione del 97, soprattutto all'interno dei centri storici, eh, diciamo l'ossatura eh, anche per le seconde case eh, era stata prevista perché poi erano tutte, i centri storici. Vuol dire sono contigui, no? sono, sono attaccate come si dice certo. le, le, le abitazioni e gli edifici. Per cui eh, diciamo, l'esempio della ricostruzione del 97 potrebbe essere quello buono? Sì, ehm, in linea generale sì, nel senso che la ricostruzione integrata, cioè i famosi piani PIR, i piani integrati di recupero, hanno funzionato e credo che siano un modello perché eh, si fa sì che non ci siano dei buchi. In cui ci siano case che possono crollare rispetto a case che invece sono messe in sicurezza. Però, guardi, io credo che qui serva un modello più generale, al di là di quello che si è fatto in Umbria, cioè, noi non possiamo pensare, come sistema Italia, che ancora ci sia un patrimonio pubblico che non sia messo in sicurezza. Non possiamo pensare che ci siano scuole, ci siano ospedali, ci siano caserme dove noi portiamo i nostri cari, le persone a noi più vicine che non danno garanzie di tenuta e di stabilità. Cioè questo è un paese che non si merita questo. Noi non possiamo pensare che essendo un paese a rischio sismico non diamo queste garanzie ai nostri cittadini. E quindi il famoso piano Casa Italia o anche il piano Casa Umbria, io ho proposto in Consiglio regionale e, e lo rifarò eh, a breve di destinare l'1% del bilancio della nostra regione per la messa in sicurezza eh, del nostro patrimonio pubblico il nostro bilancio è circa 2 miliardi e mezzo significa destinare 25 milioni con un apposito capitolo di bilancio per iniziare la messa in sicurezza del nostro patrimonio pubblico queste sono risposte concrete eh, partiamo, prevenzione, sicurezza mm, credo che i nostri cittadini se lo meritano allora, per chiudere il discorso terremoto ricostruzione, soprattutto di questa idea di Smacchi e Squarta, che dici? Un'idea sì, assolutamente condivisibile, non so perché ho già visto che nella maggioranza qualcuno ha detto che i soldi non ci sono, quindi se sarà possibile eh, applicarla. Se loro comunque la proporranno, noi assolutamente la sosterremo, andando però anche a tagliare tantissimi sprechi che oggi ancora oggi la Regione ha, soprattutto nella sanità. L'esempio forse più eclatante è quello che è successo qualche giorno fa: la regione Umbria spende 40 milioni di euro l'anno per l'acquisto del farmaco sull'epatite C. 44.000 euro a scatola quando in altri paesi costa 2.000 euro. Allora qui siccome sappiamo perfettamente tutti che non lo decide Barberini o non lo decide la Regione, ma lo decide l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Quindi credo che la politica per trovare le risorse per questioni importanti come quella della sistemazione sismica, ma anche di tante altre che riguardano il sociale, è necessario che incominci a ridurre i veri sprechi che tuttora nello Stato e nelle regioni abbiamo, perché a quel punto noi possiamo fare politiche come queste, perché altrimenti ritengo che ciò che ha proposto Smacchi ci troveremo per l'ennesima volta in Consiglio dicendo che in realtà quei 2 miliardi e mezzo di fondi, l'80% sono vincolati alla sanità, che quindi ne rimangono liberi 300 milioni e quindi che in realtà 25 milioni è una cifra troppo grande. Quindi sì, d'accordo, la sosterrò, ma è necessario onde evitare che ci ripetano come è successo per esempio per l'Izia che eh, si vada effettivamente al risparmio e a poter tagliare le ancora enormi, gli ancora enormi sprechi che ci sono nella nostra regione. Sguarda, riparto da lei eh, cambiando argomento, eh, parlando di un tema che è molto caro ai cittadini, chiaramente perché poi questa crisi sembra continuare imperterrita, no? eh, creando grandi disagi, difficoltà alle famiglie umbre. Voi ne siete a conoscenza forse meglio di, di, di qualsiasi altro eh, rappresentante eh, sociale, in questo caso eh, politico, l'occupazione, eh, la difficoltà di trovare il posto di lavoro, la difficoltà di arrivare a fine mese, insomma tutti questi problemi che poi credo giornalmente i cittadini vi pongono, non è così? Ma questo è sicuramente uno. Il problema maggiore, il problema maggiore che c'è in Italia è il problema dell'occupazione è il problema, poi ne vengono altri, come la sicurezza e quant'altro, però il problema dell'occupazione è un problema serio e sentito e che purtroppo oggi riguarda in particolar modo la mia generazione, cioè la generazione di 35 anni, 30 anni. Una volta quando uno finiva tutti i suoi percorsi, quindi il liceo, l'università, aveva grande facilità di accesso al mondo del lavoro, oggi purtroppo per la nostra generazione non è così, è un problema molto serio. Addirittura chi è che riesce poi a diventare avvocato, che riesce a diventare commercialista, ingegnere o quant'altro, fatica notevolmente perché poi anche l'offerta del lavoro è assolutamente insufficiente. Quindi è un problema serio. Però anche qui io non so quanto il Job Act possa avere, sono diciamo efficaci strumenti come il Job Act, come Garanzia Giovani o come voucher, perché, se è vero, quello che è stato rilevato ieri non solo dai sindacati, che tra l'altro hanno in particolar modo la CGL, la CISL, comunque sì, hanno una matrice non sicuramente di destra, ma tutti i rilevatori nazionali, se eh, l'occupazione, il trend occupazionale positivo che dice Renzi conteggia anche i voucher, lei capisce che non possiamo parlare minimamente di ripresa. Perché oggi se la ripresa sono i voucher o garanzia giovani, dove tuttora, oggi, io farò domani un'ulteriore un interrogazione, perché abbiamo le giovani che non sono con ritardi di pagamenti assurdi di 3-4 mesi su tirocini di 300 euro al mese, dove poi in realtà pochissimi vengono assunti perché anche oggi sui giornali abbiamo visto i casi di questi ritardi dei pagamenti, non può essere questa direzione, non può essere garanzia giovani e non possono essere i voucher. Il problema vero è il solita coperta di Linus che è troppo corta oggi per poter incentivare le assunzioni, l'unico strumento possibile è quella della riduzione del costo del lavoro, perché non è che oggi l'azienda non vuole assumere perché eh, non lo vuole, perché credo che l'azienda, se l'azienda va bene, se aumenta anche il suo livello di produttività, ha l'interesse suo concreto di poter assumere. Il problema oggi è che il costo del lavoro è esorbitante e che quindi pochi oggi possono permettersi di assumere una persona in maniera regolare. Quindi la priorità che deve dare il governo è quella assoluta della riduzione del costo del lavoro. Ed è per questo che io su questo ho trovato anche un po' di polemiche, però in Umbria noi abbiamo tante eh, situazioni anche, eh, io leggo di, eh, per esempio dei dipendenti de della Polizia Provinciale, cioè queste sono persone che comunque il lavoro ce l'hanno e che quindi bene o male la possibilità di scegliere se vanno a fare i vigili urbani mm -hmm. o magari come ho proposto cioè, io i cancellieri, altri, il il ci sono... Sono problemi, vanno ricollocati, ma noi abbiamo tantissime aziende che oggi chiudono e i lavoratori non è che hanno la possibilità di andare a fare il vigile urbano o il cancelliere in tribunale, la possibilità è di andare a casa. Però io non vedo altri strumenti se non quello della riduzione del costo del allora, lavoro. Questa mi sembra sia una riflessione estremamente giusta e anche logica, no? Smacchi, quella di abbassare il costo del lavoro. Ma i dati, che poi come sempre accade a livello politico, ognuno legge a suo modo, no? Quelli del Jobs Act, come diceva Squarta, quelli dei voucher piuttosto che Garanzia giovani, eccetera. Lei che dice no, il problema fondamentale è che abbiamo ragione un po' tutti, però il problema fondamentale è che c'è una fame di lavoro ormai inesauribile. Su 100 telefonate che, che riceviamo, 95 sono per problematiche di lavoro sia di chi lo perde sia di chi non lo riesce a trovare. E in alcuni territori in particolare, come quella dell'area ex Merloni, eh, questa fame è ancora più forte, ci sono situazioni e drammi familiari non più eh, rinviabili né gestibili eh, né da parte della politica né da parte dei rappresentanti istituzionali. Che fare? Io credo che non tutte le responsabilità ce le possano avere i politici. Noi cerchiamo di fare il massimo per creare le condizioni. Là ci sono anche imprenditori che hanno fatto delle scelte di delocalizzazione, degli errori imprenditoriali e ora dobbiamo cercare di ridare delle prospettive con investimenti. Ad esempio nell'area dell'ex Merloni ci sono tutta una serie di bandi in questo momento che riguardano sia investimenti sopra un milione e mezzo sia investimenti sopra 150 mila euro che devono avere le risorse necessarie perché mi risulta che ci sono aziende che vogliono investire e vogliono anche rioccupare o occupare nuove persone e che però non sono in graduatoria o perché altre aziende sono arrivate prima o perché di fatto sono eh, esaurite le risorse. Ecco, su questo la politica deve fare delle scelte, bisogna tagliare, come diceva prima Squarta, dove c'è ancora da tagliare e mettere risorse dove ci possono essere prospettive sia di ripartenza economica sia occupazionale. Bisogna fare questo, poi il fatto che ci sono sgravi per chi assume e tutto il resto viene di conseguenza, ma prima bisogna mettere le radici e poi poter in qualche modo... Eh, cercare di far crescere la pianta. Ecco, io credo che bisogna fare questo. Poi è vero, ci sono stati 585.000 nuovi impieghi, eccetera, non basta. Non è questo perché dopo dieci anni di crisi non basta. Cioè, c'è un deserto che abbiamo creato e ripiantare sul deserto è difficilissimo. Ora noi abbiamo dato anche prospettive ai territori con nuove infrastrutture, nuove viabilità. Ma non basta, adesso dobbiamo fare uno sforzo straordinario che probabilmente riusciamo a mettere insieme anche con le risorse che verranno per quanto riguarda l'emergenza del remoto. Ma guardi, lì ci sono aziende che hanno subito direttamente, ma c'è una regione, ad esempio la nostra, che ha danni indiretti gravissimi. Noi siamo passati da un più 30% ad esempio per le aziende turistiche a un meno 40% la settimana dopo. Quindi abbiamo ridotto e complicato tremendamente anche quel diciamo, rilancio che era partito con sforzi importanti. Allora è per questo che le misure che da subito verranno anche in assemblea legislativa, insieme a quelle del governo che sta facendo il commissario Errani, dovranno andare anche verso le attività produttive. Non ci possiamo permettere neanche di perdere un minuto. Riparto da lei su un altro tema che poi è molto simile anzi. Eh, racchiude anche questo dell'occupazione, dell'economia, dello sviluppo economico. Sviluppo economico ambiente eh, il tema dell'ambiente si sta affrontando in maniera abbastanza corposa all'interno della vostra attività. Nell'Assemblea legislativa, con l'amianto in seconda commissione, con altre forme di inquinamento che vengono fuori sistematicamente, che vanno a toccare quindi anche l'ambito sanitario, eccetera. Ma è possibile poter prevedere uno sviluppo economico e una salvaguardia ambientale che possano coesistere in maniera perfetta, come è nell'auspicio di molti? Ma no, questo è un obiettivo che qualsiasi persona che fa politica e qualsiasi persona che vuole bene alla propria regione deve perseguire. Eh, vedo anche con qualche approccio insomma, di allarme che mh, spesso eh, chi viene ad esempio in audizione in commissione ci dice cose anche abbastanza gravi dal punto di vista della necessità di approfondire al fine di capire bene quello che è successo in determinate aree. Io dico anche che eh, una, una regione come la nostra che ha fatto insomma, del cosiddetto cuore verde, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, un obiettivo primario, non possa eh, che eh, mettere insieme eh, sviluppo e eh, salvaguardia dell'ambiente. Vedo una serie di bandi che da qui al 2020 vanno in questa direzione, anche dal punto di vista della bonifica, dal punto di vista delle misure e delle risorse da mettere a disposizione delle aziende o dei privati per cercare di eliminare i residui, le residue forme di amianto, cercando quindi anche di dare una mano per chi vuole in questo momento andare in quella direzione. Penso che ci siamo, non so bene qual è la situazione generale dell'Umbria, secondo me su questo dovremmo fare un ulteriore approfondimento. Guarda, lei è intervenuto più volte per, virgolette, la cosiddetta terra dei fuochi dell'Umbria con interrogazioni, con comunicati, com'è la situazione lì? Ah, lì adesso c'è un'indagine della magistratura sulla quale io come sempre eh, confido nel loro operato perché noi... Io avevo posto solo la questione sul fatto stesso che mi si erano rivolti tantissimi cittadini che avevano avuto dentro casa malati oncologici, quindi con tumori importanti. È una zona non è che uno si sveglia la mattina e dice quant'altro, insomma. Ricordiamo la zona, ricordiamo la la zona che è tra Pietrafitta e Piegaro, ecco, la cosiddetta ecco. Val Nestore. E il problema è tra Panicale e Piegaro, e quindi anche Pietrafitta, quella zona lì. Il problema è che è venuto fuori e che oltre a questi numerosi casi di tumore verificatesi tantissimi cittadini hanno fatto degli esposti, si sono rivolti anche a noi politici per tutto quello che è successo e avevano tutti ignorato in quei 20 anni cioè persone che scaricavano sottoterra, arrivavano questi camion non si sa da dove c'erano queste ceneri presunte sottoterra sono state fatte delle foto poi dall'ARPA portate in commissione abbastanza allarmanti che si vedono appunto queste chiazze nere quindi io da consigliere regionale nella denuncia che ho fatto, nell'interrogazione che ho fatto, ho detto noi vogliamo sapere la verità, cioè noi vogliamo sapere cosa c'è sotto. Poi se sotto ci dicono che c'è nulla di nocivo io sono la persona più felice del mondo, però se invece queste indagini dovessero portare a sostanze nocive e pericolose per la natura umana, io credo che a quel punto, oltre ad intervenire e credo che da questo punto di vista, come dicevo prima, la magistratura ha tutta la mia fiducia nel lavoro appunto che sta svolgendo, Io sono stati sequestrati tantissimi ettari di terreno appunto, che ora sono sottoposti ai controllo della magistratura, io credo che il compito nostro è quello appunto, di attendere fiduciosi che si arrivi appunto, a questo esito di queste indagini. Allora, abbiamo sei minuti e mezzo di trasmissione. Smacchi, eh, lei è alle prese da Eugubino Verace qual è con eh, l'uso smisurato, possiamo dire di quello che è il simbolo no, anche della, della regione Umbria che sono proprio i ceri di Gubbio, utilizzati ultimamente da una federazione eh, sportiva, mi sembra legata a arti marziali, eh, ma è accaduto già precedentemente con un'altra azienda nel settore alimentare, insomma, spesso i ceri vengono presi eh, per fare come, come lei sottolinea a promozione e non giusta no? rispetto, soprattutto per il non rispetto verso questo simbolo, che dici? Sì, no, credo che ormai sia giunto il momento di, di mettere fine a questo indegno e vergognoso utilizzo di quello che è il simbolo della nostra regione, che è il simbolo dell'identità della comunità regionale. Aziende di salumi, ora federazione, una federazione sportiva, ma eh, degli ultimi giorni anche lo stesso Movimento 5 Stelle, che addirittura ha eh, associato il simbolo della regione con, eh, con la droga. Io credo che eh, la regione debba in questo momento affrontarlo in maniera seria il problema cioè la tutela dell'immagine non soltanto della festa dei ceri cara a noi gubini ma proprio del simbolo della regione che negli anni 70 dopo una lunga eh, anche valutazione da parte di una commissione è stato considerato il simbolo che meglio eh, metteva insieme l'identità regionale ecco io credo che eh, anche se a Gubbio a tutt'oggi manca un vero e proprio ente che tuteli tutto quello che è il patrimonio culturale che eh, gira intorno alla festa dei ceri e questa è un po' responsabilità di tutti, perché eh, da altre parti eh, c'è un ente ente giochi, ente giostra, eccetera, eccetera, che in qualche modo si fa carico anche di questo. A Gubbio ci sono vari enti e quando ce ne sono tanti, come si dice è complicato poi eh, fare un'azione comune. Però detto questo, e ora io mi farò portavoce qui in Regione per un'azione da subito, soprattutto contro questi atti vergognosi, offensivi o commerciali che in qualche modo uh, delegittimano e tolgono anche eh, quella, quel valore e quell'orgoglio che tutti noi umbri dovremmo avere per la festa e per i ceri. Allora Squarta, lei eh, ultimamente è intervenuto anche sottolineando un'iniziativa legislativa già in itinere a livello nazionale, ma che è quella della donazione del cibo invenduto, quindi parliamo di una eh, situazione sociale eh, particolarmente. Ecco. Sì, ho fatto questa proposta di legge che dopo, ho visto è stata anche eh, rilanciata da altri consiglieri della maggioranza, e verso la quale io, come sempre, quando si tratta di questioni importanti come quelle che riguardano il cibo in venduto, io credo che le distinzioni politiche non debbano esserci. Io ho fatto una proposta di legge che riprendeva altre già esistenti in altre regioni, fatte molto bene, la quale prevede che tutti gli esercizi commerciali, quindi bar, ristoranti... Eh, anche supermercati, quindi non solo i supermercati, qualora avessero, e ce l'hanno sicuramente, del cibo invenduto attraverso delle procedure nel rispetto quindi di tutte le normative igienico-sanitarie, qualora appunto decidessero di donarlo a organizzazioni di volontariato hanno appunto la possibilità di avere degli incentivi, incentivi che poi in commissione capiremo come utilizzarli, possono essere per esempio uno sconto sulla tassa dei rifiuti o addirittura un piccolo sconto sull'IRAP. La copertura finanziaria c'è perché parliamo di un impegno di circa 500 mila euro che in un bilancio, come diceva poc'anzi il consigliere Smacchi che supera i 2 miliardi e mezzo di euro assolutamente può essere trovato, però allo stesso tempo noi diamo un grande segnale contro eh, appunto in direzione della lotta alla povertà, perché sono tonnellate, veramente tonnellate, le quantità di cibo non, di prossima scadenza, ma non punto scaduto, in venduto che vengono gettate dai bar, ristoranti, dai supermercati, dagli alberghi. È una cosa vergognosa, soprattutto quando abbiamo veramente tantissime famiglie che devono decidere se pagare l'affitto o fare la spesa. Io credo che questa proposta di legge, che la copertura finanziaria è assolutamente trovabile, perché parliamo di 500 mila euro, possa arrivare presto ad un'approvazione. Allora, Smacchi, lei, velocissimo perché vi faccio poi l'ultima domanda in 30 secondi, lei è d'accordo su questa proposta di squarta che, ripeto, è stata già presentata, sì, mi sì. pare, approvata da un ramo del Parlamento? Assolutamente già. sì e credo che bisogna uscire anche da, dal palazzo della Regione e coinvolgere tutti gli altri enti, ma le stesse fondazioni. Io credo che in questo momento ci vuole più microcredito e più aiuti a, alle famiglie che sono in difficoltà e magari meno restauri. Ho capito. Eh, siete una generazione nuova della politica voi due, no? Perché siete giovani, avvocati entrambi, possiamo dire, rampanti, che avete deciso di spendere eh, un pezzo della vostra vita al servizio, diciamo così, della politica. Ma la situazione come la leggete oggi? Eh, la situazione politica nel centrodestra e nel centro-sinistra? Insomma, non è che ci sia così grande tranquillità eh, in nessuno dei due schieramenti, Squarta, com'è? Ma io credo che nel centrodestra eh, purtroppo si rincorrono modelli strani, cioè c'è cioè, il modello Parisi che è un modello perdente, così come allo stesso tempo... Quindi lei non è d'accordo con Parigi? No, cioè. ma neanche allo stesso tempo la posizione della Lega eh, diciamo che si isola. Questi sono modelli entrambi che perdono. Oggi abbiamo un modello, il centrodestra, l'unico capoluogo di regione amministrato dal centrodestra è il comune di Perugia, che fa circa 170.000 abitanti. E il modello da perseguire è il modello quello perugino. Che è appunto, ripetevo, la città più grande amministrata del centro-destra. Dove abbiamo un ragazzo giovane di 37 anni che riesce a tenere insieme una coalizione di centro-destra unita che va dalla Lega Nord e che va alla parte più moderata e che riesce a capire che oggi il centro-destra si deve trasformare. Questo è un modello che io ritengo debba essere ma esportato. È è come ma i leader ci sono, purtroppo, che la classe dirigente tutta del centro-destra ha evitato. Che, perché di giovani ce ne sono, guarda i nomi Izi, ma posso citare tantissimi altri sindaci in tutta Italia e credo che la direzione che il centro-destra deve prendere era questa. Smacchi, centro-sinistra come va? Ma guardi, mm. noi dobbiamo dimostrare coi fatti quello che vogliamo. La nostra generazione deve dimostrare questo, con fatti concreti. Eh, se effettivamente siamo adeguati o meno ad amministrare il paese, la regione e i comuni, e questo lo dobbiamo fare tutti i giorni. A differenza di quello che dicono i 5 Stelle o lo stesso Centrodestra, noi abbiamo una responsabilità in tantissimi comuni, in tantissime regioni, però non abbiamo più scusanti. È il momento della nostra generazione. O siamo convincenti in una fase durissima come questa, oppure non siamo adeguati, a quel punto è giusto che non ci voti. Lei è coetaneo di Renzi su per giù, mi pare. Un po' no? più vecchio, eh, che, che, un, po più, un vecchio. po' più vecchio. Quindi, sì. essendo più vecchio, che voto gli dà? No, Renzi sta facendo il massimo alle attuali condizioni. Guardi, è una persona concreta, forse in alcuni casi sbaglia, come lui ammette, però è una persona che vuole fare. E verrà giudicato su quello che fa. È l'unica cosa adesso che chiedono alla politica. Siamo alla fine, Squarta, voglio aggiungere qualcosa perché siamo alla fine della trasmissione, no, ci fermiamo qui allora. Grazie per essere stati con noi, a Marco Squarta dei Fratelli d'Italia e a Andrea Smacchi del Partito Democratico, presidente della prima commissione Consiliare. Grazie per averci seguito, buona settimana a tutti.